Cari collezionisti, ribenvenuti di nuovo sul canale. Oggi parliamo di One Piece. Da come avete visto dalla copertina, esattamente ci andremo a sbustare un box intero in giapponese di OP06. Dopo il grande successo che mi è avvenuto spacchettando quello inglese di OP05, riproviamoci, sbustiamo queste 24 bustine e vediamo se siamo fortunati nel trovare la manga di Zoro. Ma oddio, io tutta questa fortuna non è che mo pretendo la luna. Se arriva, perché no? Ma oltre alla manga di Zoro ci sono tante altre carte bellissime da trovare al suo interno, molto utili soprattutto per chi gioca. Se hai visto il video precedente per le lezioni di base di come si incomincia a giocare al TCG di One Piece, altrimenti se te lo sei perso te lo lascio qui in alto, qui da qualche parte in alto, così te lo vai a recuperare dopo che hai visto questo spacchettamento. Ti voglio ricordare che questo video è sponsorizzato da PikaPika.it, lo store online dove puoi acquistare i tuoi prodotti del TCG e accessori per il tuo collezionismo in totale sicurezza. Se durante il tuo acquisto userai il codice BARBAD5 al checkout, avrai un 5% di sconto ulteriore sul tuo carrello. Quindi che cosa aspetti? Vai a vedere il sito di PikaPika.it. Se vuoi vederli anche fisicamente, hanno il negozio a Belletri, ti lascio tutti i contatti in descrizione. Per agevolarci, questi li sbussiamo due alla volta, quindi aprirò due bustine alla volta, perché in ogni bustina, visto che ci sono sei carte, uscirebbe un video lunghissimo. Eccoci qua ragazzi. Allora, il case è bellissimo rispetto al box inglese che li vediamo tutti quanti per lungo, diciamo così. In questo caso non lo troviamo che una scatola rivolta verso l'alto, perché le bustine si possono prelevare dall'alto. Noi adesso ci andiamo ad aprire il case. Come ho detto, è vergine questo case, ce lo andiamo ad aprire e andiamo a tirare fuori le nostre 24 bustine di questa nuova espansione. Come detto prima, per agevolarci, altrimenti il video sarebbe troppo lungo, andrò a prendere due bustine alla volta, le taglierò verso l'alto e andremo a vedere il loro contenuto. Come le vado a tagliare? Con l'ausilio di queste bellissime forbici. Mi raccomando, quando le utilizzate non vi fate male e usate quelle con la punta arrotondata, Rullatina, tagliamo verso l'alto, sfiliamo le nostre belle carte. Andiamo a vedere di che fortuna campiamo in questo caso. Questa non ci interessa, questa non ci interessa. Andiamo avanti. Ok. Poi dietro, niente. Andiamo avanti. Continuiamo. Continuiamo. Bellissimo. Ok. Dietro e abbiamo... Oh, il nostro primo bullettino! Nostro primo pullettino, madonna, iniziamo benissimo. Cosa ci sarà mai qua dietro? 5, 4, 3, 2, 1. Ma di che cosa vogliamo parlare, ragazzi? Bellissima. Bene, bene, bene. Prime due bustine, primo pull. Beh, non mi capitava una fortuna del genere già da un po', con Pokémon. Non ci sarei mai riuscito ad ottenere tutti questi bei pull. Vediamo dietro, nessuna carta leader, quindi vediamo cosa ne tiriamo fuori. Vi voglio ricordare che sono 6 carte per bustina, quindi diciamo che il pull rate non è proprio alto per quanto riguarda questi box. Andiamo avanti, bella pure questa, ciccione. Poi abbiamo quest'altra bellissima, e dietro è l'altro piccolo bullettino che portiamo a casa, ed è 3, 2, 1. Ma quanto è bella, ma è proprio bella, guardate, sembra un quadro, è bellissima. Cioè, se continuiamo così ogni due pacchettini uno un pull, per me va bene, cioè significa che manteniamo una media bella che alta. Cioè, ma che cosa ne vogliamo? Ho sempre il terrore ogni volta che taglio le bustine così, quindi devo prestare un po' più di attenzione, non mi devo distrarre, non mi devo assolutamente distrarre, ok? Sono sempre molto belle le carte di One Piece. Andiamo avanti, questo non ci interessa,
Ok, va bene, questo ce la mettiamo da parte, poi avanti così, avanti così, avanti così, ancora avanti, vediamo l'ultima che cosa ne tiriamo fuori e niente, stavolta però va bene, dai, questa va in collezione. Su, questa è la terza sbustata che facciamo, quindi direi non male fino adesso, comunque su 6 pacchettini abbiamo avuto dei bei pull, quindi sì, ci possiamo ritenere anche molto soddisfatti, anche se noi cerchiamo sempre la cartina rossa qui dietro, perché non ci guasta mai trovare una bella cartina rossa qui dietro. Andiamo avanti spedite, che con queste ci facciamo veramente poco. Andiamo avanti, bellissimo questo Zoro, che dici, ti palesi davanti a noi oggi o continui a rimanere nascosto nei meandri di altri che sbussano e non vieni mai nelle mie mani? Che dici? Vediamo dietro se siamo fortunati. E no, non siamo fortunati stavolta. Io oramai ho perso il conto di quello che stiamo sbussando, a quante bustine stiamo. Vabbè, più o meno siamo lì, bustina in più, bustine in meno, qual è il problema? Queste sono vuote. E vediamo, non è uscita ancora questa carta rossa, mannaccia. Vabbè, vediamo se adesso siamo fortunati con qualsiasi altro pullettino, ma non vedo cose particolari, quindi secondo me queste due bustine sono un po' vuote. Vediamo, vediamo, vediamo. E infatti non è niente di che. Su, ci siamo un po' bloccati con questi pull. Dovremmo spingere un poco sull'acceleratore, perché non è possibile che non si trova niente più. Quindi andiamo a vedere un po' così. Siamo fortunati adesso, perché ci siamo un po' fermati, diciamo così. Non c'è più nulla di interessante adesso, quindi sta, la mettiamo da parte. Questa già l'abbiamo trovata, questa non ci interessa, caruccio lui. Ah, è amato leader, questa a prescindere dal suo valore, visto che colleziono Yamato e l'avete visto dal video precedente, questa la mettiamo da parte. E poi c'è lui. Ok, diciamo che la carta leader è uscita, ma non quella che speravamo, quindi dobbiamo tentare la sorte e vedere se siamo fortunati con questi altri due pacchettini, perché cioè, non possiamo finire così il video con questi due pull miseri che sono usciti prima e basta. Qualche altra cosettina deve pur uscire, su. Non può rimanere così vuoto su box. Niente ancora. Allora, ci sono rimaste 2, 4, 6, 8, non è possibile, 2, 4, 6, 8, 10 bustine, quindi altre 5 possibilità per poter trovare qualcosa. Vediamo se ci fanno la grazia ed esce qualcosa di buono, o ci siamo fermati a quei due pull iniziali che ci hanno fatto credere subito e poi basta, è finita là. Cerchiamo sempre di non spoilerare il più possibile, ma io ho le mani che sono grosse e quindi non riuscirò mai a tenere le mani in modo giusto. Ok, eccoci qua, eccolo qua, un pullettino misero, però c'è, va bene, ce lo facciamo bastare. 3, 2, 1, eccolo qua, bellino bellino, ma non si può fare di meglio. Che immagini esce la manga all'ultimo? Ma magari uscisse la manga, magari. E niente, qua non è uscito niente, qua non vedo rosso, non vedo niente, quindi proviamo a vedere un poco la sorte che cosa ci tira fuori. Vediamo, ah, c'è un altro bullettino, eccolo qua, vediamo subito cos'è. Molto bella questa è veramente bella. Poi andiamo avanti, non sembra che ci sia qualche altra cosa di interessante, e infatti è così, le possibilità sono quasi finite, manca poco, abbiamo quasi finito questo piccolo box, chiamiamolo piccolo. Su, uno non ci fa rimanere a mani vuote, ma la volete finire di farle in questo modo ste carte?
questo lo mettiamo da parte, questa così. Andiamo avanti. Bella questa carta donna, è proprio bella, guardate, è bellissima sta carta donna, mazza, bella bella. Dietro è un altro pull, va bene, ce lo facciamo, andà bene. Però cioè questa carta donna è, ma veramente bella questa carta donna. Altre due opportunità per poter trovare qualcosa di interessante. Vediamo se siamo fortunati con queste due bustine, che io ho sempre più difficoltà comunque a togliere da qua dentro le carte. Una cosa abominevole, cioè le mani veramente sono di ricotta. Quindi questo, non ci interessa. Lui è un ottimo leader, giusto? Questo mettiamo da parte. Lei pure la mettiamo da parte. Dietro sembra che ci sia qualcosa. Ma non qualcosa di così interessante. Mannaggia, non ce ne sono più. Il box è finito. Quindi vediamo se queste due, anzi, sai che vi dico, che queste qua ci andiamo a spostare alla vecchia maniera, le ultime due. Si può mai sapere che uno prende e sbusta, darsi che si trova la cartina interessante all'ultimo. Quindi la facciamo alla vecchia maniera. 1, 2, 3. Bellissimo questo leader, questo è un altro leader interessante, mettiamo da parte. E questa è un'altra carta che ce ne facciamo poco, confidiamo nell'ultima bustina, vediamo un po'. Già la vedo tragica. E vabbè, quindi significa che per questo video abbiamo finito così. Beh, però ci è andata bene, dai, su. Questa è molto interessante comunque, è giocata, molto giocata. Poteva andare meglio. Questa volta diciamo che ci ha sbeffeggiato un po' questo box, non è stato proprio dei migliori, ma quando si tratta dei giapponesi e dei coreani è sempre un po' così, è un po' più alterno al lotto. Diciamo che il pull rate è molto basso quando si compra un box, non è mai garantita chissà che grande gioia, quindi bisogna andare sempre a fortuna. Però dai, non ci possiamo lamentare per quello che comunque abbiamo racimolato adesso in questa grande sbusta, che oramai questi box, essendo comunque a un costo di 80-85 euro, quindi permette comunque di poter essere acquistato anche con molta più facilità piuttosto quello inglese, che si arriva a 160-170 euro, quindi il doppio. È vero, sono anche il doppio delle bustine, però capirete che chi ha la voglia di voler sbustare senza spendere grosse somme può ripiegare benissimo su questi box giapponesi. Certo, c'è la componente che comunque il pull rate è un po' basso, però diciamo che la sensazione, quella di sbustare, è sempre la stessa. Detto questo ragazzi, io vi ricordo sempre di andare a vedere il sito di pikapika.it per i vostri acquisti online, e noi ci vediamo prossimamente sempre sul canale con un altro video. Ma prima di salutarci proprio definitivamente, iscriviti, lascia un like, metti un commento e ci vediamo alla prossima.